Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, state pronti? Sedetevi comodi, perché oggi video pazzo. Era tantissimo tempo che pensavo appunto di voler fare questo video, ma non ho mai avuto il coraggio perché, vi dico la verità, sincero, non mi sento in grado, ma andiamo passo per passo. Cosa andremo a fare oggi? Andremo a ricreare un look drag queen. Non vedo l'ora di iniziare a fare tutto, perché non vedo l'ora di vedermi con questo tipo di trucco. Sono un po' in periodo sperimentazione e oggi volevo proprio sperimentare questo. Prenderò spunto da una grande drag super conosciuta che si chiama Trixie Mattel. Ho guardato di recente un paio dei suoi video e in particolare ce n'è stato uno che mi ha fatto morire dal ridere, in cui ha creato un make-up super colorato, ovviamente con la sua solita tecnica super conosciuta. Quindi oggi mi ispirerò, diciamo, a questo video che ha fatto. Ve lo lascio nel link in descrizione se vi va di andarlo a vedere. E niente, ragazzi, spero veramente che venga fuori qualcosa di carino, di decente, perché sono troppo, troppo carica. Detto questo, io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, se vi fa piacere, di lasciarmi un like e di commentare. Se volete anche fatemi sapere quali tipi di make-up dovrei sperimentare, perché sono un po' in questo mood ultimamente. Io direi bando alle ciance, anche perché sarà un video infinito e pieno di cose da fare, tecniche, e quindi bisogna partire subito. Passiamo al make-up. Eccoci qui nella solita e magica postazione make-up. Sono veramente carichissima. Allora, io vi lascio un po' un'immagine di come dovrebbe venire il risultato, se riesco a recuperarla. Bene, ragazzi, io direi che come prima cosa non ci perdiamo in chiacchiere, perché, come già dicevo, sarà un video infinito. Andrò a incollare le mie bellissime sopracciglia. Questa, tra l'altro, è una colla un po' troppo dura. Io ovviamente non ho la colla che usa lui, però andiamo a vedere Nuboco se riusciamo ad appiccicare bene le sopracciglia alla faccia. Già me ne sta cadendo una. Devo trovare anche qualcosa, vado col dito, che me le spiaccichi per bene, perché l'importante secondo me è proprio spiaccicarle e fare tanti strati di colla, che poi ovviamente il residuo che ci sarà intorno al sopracciglio lo andremo a togliere con magari una salviettina struccante. Il primo strato lo vado subito a asciugare con un phon tipo, e poi passa al secondo, e così via. Diciamo che la cosa che mi fermava di più dal creare questo drag makeup era appunto questa storia qua delle sopracciglia, perché voi mi vedete con tre peli in croce, ma i miei tre peli sono anche grossi, quindi io faccio fatica a fare questa cosa di attaccare le sopracciglia, ma non mi do per vinta e oggi ce la faremo. Vado a fonnare, faccio due o tre strati e poi passiamo al prossimo step. Ok, sto facendo l'ultimissimo strato, che è il quarto. Oddio, qua sto diventando piena di pallini, terribile. So già che non verrà perfetto, già ve lo dico. Già metto le mani avanti perché vedo già che la superficie non è perfetta, ma sto usando la colla Prit, quindi cosa ci aspettiamo? E ora fonniamo. Vado a togliere l'eccesso della colla fuori dal mio sopracciglio, lui fa così. Tra l'altro mi chiedo, ma questa colla, cioè, mi farà cadere le mie sopracciglia? Non credo, però. Never say never. Non so quanto insistere con questa cosa. Più che altro io voglio rendere la superficie un po' più even, perché vedo che ci sono un po' tipo dei pallini. Ok, allora, ora prendo la baking powder di SheGlam e la vado a prendere con un pennellino piatto. La vado a stendere sul... Oddio, un po' esagerato, cosa dite? Sul sopracciglio per
togliere texture nel caso fossero appiccicose, eccetera. Dopo aver tolto l'eccesso del baking powder, direi che possiamo iniziare con il coverage. Possiamo iniziare adesso che abbiamo finito qua la situazione. Vado con il correttore più coprente che ho. Vedo già la texture delle mie sopracciglia. Già vedo che c'è qualcosa di sbagliato. Comunque sto usando il correttore infallibile di L'Oreal. Lascio settare un po' la situazione qua prima di andare a passarci sopra la Beauty Blender e vediamo cosa salterà fuori. Già mi faccio ridere. Andiamo, questo responso finale per quanto riguarda le sopracciglia. Allora, la texture non è delle migliori, come vedete si vede tutta la colla. Però mi aspettavo peggio, ragazzi. Cioè, si vedono ancora, ma dopo andremo a fare un altro strato. Perché adesso andiamo col fondotinta. Il prossimo passaggio è quello. Io mi sa che vado a fare un mix di questo di Shiglam e questo di NYX. Allora, quello di NYX è troppo chiaro, ma è super coprente. Lo vado ad utilizzare con magari un po' di parsimonia per non diventare il fantasma Casper. Ma comunque non mi preoccupo più di tanto perché il bronzing che andremo a fare dopo, ragazzi, proprio mi renderà marrone, quindi proprio tranquilli. Ok, qua la texture non il top. Ora che ho steso il fondotinta, direi che torno alle mie magiche sopracciglia e faccio un altro strato. Vado, ma proprio con molta gentilezza. Basta, basta. Ho blendato quello che c'era da blendare, non esagerando. E adesso sapete cosa faccio? Io ci vado a mettere un po' di powder, perché voglio che si setti così. Perché si vedono ancora queste benedette sopracciglia? Lo sapevo. Questo era il mio cruccio. Vabbè, comunque, continuiamo. Non ci pensiamo. Ora prende un eyeliner e va a fare una linea guida, diciamo, per dove poi andrà a mettere i vari ombretti. Comunque non dobbiamo essere estremamente precisi perché tanto questa ci serve come linea guida per gli ombretti e tanto qua dentro andrà tutto nero, quindi proprio tranquillissimi. Bene, io voglio andare ad utilizzare questa palette di Revolution e fare un trucco sul rosso, arancione, giallo. Quindi direi che possiamo partire. Allora, qua sopra proprio lui abbonda. A parte che usa dei pennelli enormi, io provo a usare questo che è bello grande. Vediamo. Vado a fare uno strato di arancione qua, bello flash. E lui non setta niente, ma va semplicemente a mettere l'ombretto, così che faccia come base, ad esempio. Però io sono andata a settare le sopracciglia perché non mi fidavo. Sì, 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 lui va a mettere tutto l'ombretto. Poi comunque andiamo a togliere il focus dal disastro che abbiamo fatto con le sopracciglia, spero. Comunque questi ombretti di Revolution sono molto pigmentati, quindi dai, ce la possiamo fare. Io qua abbondo sempre di più. Sto adorando, ragazzi. Sto adorando. Direi che con questo arancione ci siamo. Anche qua secondo me non dobbiamo essere troppo precisi perché poi andremo a fare anche un altro step sotto all'arancione prima della riga d'eyeliner. Ora passiamo alla parte sotto. Allora, lui ovviamente come sempre lascia questa parte per fare poi il suo bianco e vado come a tracciare appunto il pezzo che poi diventerà bianco, ovvero l'occhiaia, e lui si dilunga anche quassù con il primo colore che noi useremo, appunto l'arancione. Dopo vado leggermente anche a sfumare, però lo sfumo con un pennello pulito. Non so, qua sto andando un po' anarchia, un po' sto seguendo il trucco, ma non mi dispiace, ma non mi dispiace. In tutto ciò io non ho settato il fondotinta, quindi secondo me è un po' anche la chiave perché rende tutto molto più pigmentato. E ora vado a prendere un bel rosso. In realtà lui utilizza due colori qua sotto perché il primo che aveva iniziato ad utilizzare nel video appunto non gli piaceva. Però a me l'effetto finale che ha, lui lo fa sui toni del viola e del rosa, mi piace tantissimo, quindi farò così anch'io. Mi sento un po' una farfalla. Per me questi trucchi un po' spettacolo mi fanno impazzire, che vi devo dire. Faccio l'altro occhio e poi passiamo al prossimo step, ovviamente. Molto bello, vi dico. Mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, dopodiché lui fa un stop e va a fare la base. Io direi che possiamo partire con un contouring in crema per poi passare a un contouring anche in polvere. Qua oggi si deve abbondare. Lui ha questa fronte marrone totale che andremo a riprendere, ma parzialmente perché, ragazzi, c'è bisogno dello spazio per le sopracciglia, quindi non è che posso abbondare più di tanto. E ora andiamo a fare il suo contouring di battaglia, ovviamente. Mi aiuto con una palette. Lui prende dall'angolo della bocca allo zigomo e va così. Ragazzi, il mio non è dritto come il suo, com'è? Com'è sta storia? Spero che almeno mi vengano uguali. Cioè, se non mi vengono uguali, urlo. Oh, una bella abbondanza. Come piace a noi. Sì, sì. Io e Trixie andiamo d'accordo. Direi poi anche naso, ma prima vado sul collo. Proprio taglio la jawline con sempre ovviamente molto prodotto. Sembra un pagliaccio, Lo so bene, lo so bene. Naso, giustamente, naso. E qua ci andiamo pesanti, ragazzi. Proprio facciamo un nasino alla Michael Jackson, proprio. Tanto poi comunque andremo a fare baking dopo, ma intanto devo rendere proprio delle linee super super nette, che poi con il baking secondo me andranno a sfumarsi leggermente. C'è proprio delle features irreali, però ragazzi mi piace troppo a me sperimentare, fare queste pazzie così. Ora lasciamo un attimo così in stand by la base e andiamo a fare le sopracciglia. Qua sarà complicato. Allora, partiamo da qua. Mamma mia, cosa sto combinando? Allora, poi qua iniziamo a fare i peletti. Cioè, ovviamente farò delle sopracciglia abbastanza sottili, perché come faccio altrimenti? Secondo me sono stata troppo vicina con queste sopracciglia. Non lo so, ragazzi, sto impazzendo. Comunque tanto adesso andremo a fare un po' di under sopracciglio con il nostro correttore. Sono abbastanza confusa, non so se rendo l'idea. Ora vado a fare qualche peletto in più con una matita più calda, che magari rendiamo il tutto un po' più realistico, non credo, ma ci proviamo. Voglio creare questo stile un po' messy sopra e adesso andiamo sotto con un mini pennellino per appunto andare a fare un punto luce sotto le sopracciglia. Spero di non rovinare tutta la mia sfumatura arancione, perché sennò urlo. Vado a prendere un po' di correttore, prendo sempre quello di L'Oreal, che è sempre il più coprente che ho, quindi oggi andiamo con quello. Sporco il pennellino e vado proprio a picchiettarlo qua sopra. Però dai, non terribile. Riesco a sfumarlo bene anche con l'arancione che avevo applicato già prima. Ok, le nostre sopracciglia ci sono. Ora vado di nuovo con il pennello arancione già che avevo preso in precedenza. Vado un attimo a sfumare la situazione, perché insomma qua c'è un po' troppo di distacco, diciamo. Perfetto. Ora cosa andiamo a fare? Io direi che andiamo a fare un po' di baking dappertutto e dopodiché riprendiamo un po' il contouring con un prodotto in polvere e andiamo qua sotto con grande abbondanza. Ve lo faccio anche qua intorno al naso, dove lui è abbastanza chiaro. Poi lo vado a fare qua tra le sopracciglia, però vi dico, cioè io ho troppo poco spazio, ho colorato troppo. E vado a fare baking nella mia riga da Michael Jackson. Ok, direi che è il momento di toglierlo. Diciamo che lo spargo un po' anche tipo qua dove ho fatto il contouring in crema. Anche il naso lo vado un po' a spargere qua. Adesso vado a prendere bronzer e blush di Mesauda e vado a finire il mio contouring, come già vi dicevo. E poi passiamo al blush, che anche qua direi che andiamo belli spediti. Vado a prendere anche un po' di blush e lo metto qua, abbondante ovviamente. Poi questo di Mesauda super pigmentato, in realtà non ne serve neanche troppo. Non mi sembra che lui lo metta sul naso, quindi eviterò. E poi ovviamente passeremo all'ultimo step dopo, che è l'illuminante
alla fine di tutto. Ora ragazzi, qua vi voglio, perché qua sarà un momento catartico, complicato. Dobbiamo fare una riga. Lui la fa bianca, io ragazzi il bianco non ce l'ho, lo farò con il correttore, il magico correttore. Lui fa una riga di correttore che va a coprire la linea guida, in cui poi andrà a mettere un altro colore. E quindi noi faremo lo stesso. Una riga abbastanza precisa va a fare. Spero di essere in grado. L'abbondanza di correttore che io sto usando in questo video mai usato in tutta la mia vita, giuro. Comunque fa una linea non troppo spessa. Ok, prima che si asciughi vado a prendere un pennellino abbastanza preciso e vado a colorare questa linea appena fatta. E ovviamente andrò di questo bellissimo giallo canarino. Vediamo se sono in grado, se il colore si attaccherà. Ci sono mille variabili. Io continuo a vedere un po' il nero sotto, vi dico la verità. Comunque per quanto riguarda quello che c'è sotto, ovvero qua nella palpebra, non preoccupatevi, perché tanto andrà tutto coperto con l'eyeliner dopo, quindi tranquillissimi. Lo sapevo, si vede la linea nera sotto, forse dovevo usare un colore più pazzo, più scuro, magari il rosso, ma volevo usare il giallo, ragazzi, va bene così, dai. Comunque si vede, continua ad abbondare, vediamo. Però dai, non mi dispiace come sta venendo tutta la situazione, poteva venire molto peggio. Poi, dopo questa linea gialla appunto che abbiamo appena fatto, lui va a fare questo triangolo con il bianco. Io il bianco purtroppo non ce l'ho, quindi io mi sa che vado con una matita, sperando che sia abbastanza pigmentata. Comunque se non sarà troppo pigmentata non mi preoccupo, perché poi ci vado a mettere sopra al massimo un ombretto bianco e vado a riempire appunto, come vi dicevo, questo triangolo bianco, il famoso triangolo bianco. Abbondo, così rendo anche la superficie un po' appiccicosa, tra virgolette, e vado con appunto un ombretto bianco, non che serva più di tanto, però almeno, boh, magari lo rendiamo un po' più uniforme. Vado a fare la stessa cosa anche nell'altro occhio e ci vediamo per il prossimo step. Non so perché a me dà sempre più l'idea pagliaccio e invece lui no, ma vabbè. Comunque adesso direi step quasi finale, cioè non quasi finale, quasi finale per gli occhi. Andiamo a mettere l'eyeliner in tutta questa zona qua e andiamo anche leggermente a scendere sulla parte bianca per collegare questa parte qua di eyeliner alla nostra parte bianca che abbiamo appena fatto. Andiamo a tracciare la linea sotto ovviamente alla linea gialla che abbiamo appena fatto. La concentrazione, ragazzi. La concentrazione. Ora vado a fillare tutta la situazione qua, sempre con l'eyeliner. Eccoci qua con il trucco occhi praticamente terminato. Ora dobbiamo andare a mettere ciglia finte e fare il rossetto. Vado a fare un rossetto semplicemente marrone, ma dove vado a metterla la matita, ad esempio? Qua. Se riesco a farle simmetriche, ovviamente. Vado a sfumare leggermente la mia matita marrone. Vediamo se riusciamo a dargli un effetto, non vi dico naturale, ma leggermente meno fake di adesso. Tipo sembro il burattino. Vado a prendere una matita molto più chiara e la vado a mettere in mezzo. Continuo a provare a sfumare perché, cioè, le mie labbra hanno un contorno evidentemente molto marcato, perché cioè si vedono palesemente. Vabbè, va bene così, va bene così. Vado a mettere le ciglia finte, vado a mettere le più pazze che ho e torniamo subito con il look finale. Prima del look finale completo dobbiamo mettere, ragazzi,
l'illuminante. L'illuminante io direi che ne prendiamo uno abbastanza pazzo, che in questo caso è questo qua di Primark, che non è niente male, e lo vado a mettere nei punti strategici, ovvero qua. Facciamo uscire questo bello zigomone. Ovviamente punta del naso e ponte. Vado a metterlo anche qua sotto all'arcata sopraccigliare, così diamo un po' di luminosità. Ed eccoci qua. Cosa ne dite? Allora, io mi sento un pagliaccio, vi dico la verità, però a me piace tantissimo questo trucco drag di Trixie. Ho seguito, diciamo, più o meno alla lettera tutto quello che ha fatto lei nel suo tutorial, tra virgolette, nel suo video. Mi sento un po' un mix tra pagliaccio e bambola del ventriloco, ma vi dico, secondo me è carino. Cioè, per una festa in maschera, ad esempio, è un trucco super super top, è proprio bello, bello. Io ho una festa in maschera, mi travestirò da Trixie. Lo dico ora e lo dico per sempre. Succederà, a me non dispiace. Ovviamente non ci uscirei mai di casa, ma è ovvio, cioè questo è un trucco da spettacolo. Però mi sono divertita tantissimo a fare questo video. Non mi aspettavo di riuscire ad ottenere un risultato così, vi dico. Alla fine è tutto preciso, fatto bene, le ciglia finte si vedono. Non le ho messe qua perché secondo me stavano proprio male, mi rovinavano tutto il look. Le labbra anche alla fine non mi dispiacciono, fanno un po' ridere, ma non mi dispiacciono. Un bel bambulone. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi piaccia, che il look che ho creato vi abbia divertito e che magari possa esservi utile, appunto, come già vi dicevo, per un'eventuale festa in maschera. Io direi di concludere questo video qui con grande soddisfazione. Oggi lo possiamo dire con grande soddisfazione. Io vi mando tantissimi baci, come sempre. Vi aspetto al prossimo video, prestissimo, e ciao!